Centro ucraino per la riabilitazione dei pipistrelli a Kiev è uno dei più grandi laboratori dell'Europa orientale, nel quale migliaia di esemplari delle più svariate specie stavano trascorrendo in questo periodo il loro letargo. Quando sono iniziati i bombardamenti, i pipistrelli dormienti sono stati rinchiusi in speciali gabbie refrigerate e portati in salvo. I particolari dell'operazione si possono leggere su Science e sul portale della Treccani. Nei bunker di Kiev sono state trasferite anche migliaia di opere d'arte custodite nei musei della città. Sono state smantellate le collezioni del Museo Canenco, che custodisce tra l'altro la raccolta d'arte italiana antica più ricca della capitale ucraina. Alle pareti sono rimaste solo alcune tele gigantesche che neppure i nazisti durante l'occupazione di Kiev nel 1941 erano riusciti a trafugare. È finita in un caveau, senza luce e senza protezioni, umiliata, anche la statua che Antonio Canova, dopo averla creata tra il 1811 e il 1815, volle dedicare alla pace. «Immaginate Mariupol come se fosse Genova», ha detto oggi Zelensky ai parlamentari italiani. Mariupol è anch'essa una città di mare e di cantieri, e proprio come Genova è anche una delle capitali della street art. Nella città ci sono un'ottantina di frangiflutti in cemento da 25 tonnellate ciascuno che, creati per proteggere la costa dall'erosione, negli ultimi anni sono stati dipinti con colori sgargianti da giovani artisti provenienti da tutta Europa. Trasportati in centro, servivano ad abbellire le piazze, ora servono a fermare i carri armati.